guido un pochino la locomotiva io, no, sempre faccio la sanguisuga, 35 km orari, 34,9, un po' di vento contro, so quanto reggo, ci provo. Schierati come chips, siamo un po' di più. Attacco! Centotrentesimo chilometro ed ora sto in coda dietro Tommy, Alessandro, Christian e Zanni, incredibilmente in versione locomotiva nonostante il tempo a pezzi. Ecco Tommy passa davanti, siamo al chilometro 134, abbiamo appena salutato prima Alessandro e poi Christian, siamo fermati a Cesenatico. Allora ragazzi, finiamo botta, un altro po' di pianura e dopo c'ho l'ultimo cavalcavia per andare verso il supercarico. Mi metto in scia ragazzi, che gambe cominciano a essere un po' stanchelle, più che altro mi fa male il piede, mamma mia che male di destra. Scusi, vuoi lasciare un commento a caldo? Non rilascio interviste? La testa ha detto tutto. Non so, non lo so, dai, tu ci chiama a carte, non lo so, non so niente. Grande. Dai che fatta, dai che fatta! Ciao, finito. Ah, non lo so com'è. Ragazzi, faccio questa salitina io perché mi piace farle. Ciao, bello. Ciao ragazzi, grazie. Grazie, Max. Ciao, Gino. Ciao, Gino. Buon riposo, buona montagna a voi. Grazie, Max. Ciao! Ah, ci voleva uno strappetto! Dai! Forza! Ma quasi la preferisco lo stesso a tutta sta pianura, ragazzi! Non ho mai fatto così tante pianure di fila! Signor! Benedetto! Oh signor! Dai, dai! Che mal di piedi, ma si potrà? Ragazzi, dopo 152 km, 5 ore e mezzo di pedalata, vorrei dirvi che sono fresco come una rosa, ma non sarebbe vero. Per fortuna ragazzi sono a casa, ne posso più. Missione predappio fatta, il Duce vi saluta, sta bene. E bella giornata, bella compagnia. Absolutamente.